La Regione è in netto ritardo, continuando a processare un numero di tamponi esiguo, da cui non emergerebbe la reale situazione relativa al contagio in Molise. È la denuncia del consigliere regionale del PD Vittorino Facciolla, che insieme alla collega Micaela Fanelli ha sollecitato l'esecuzione di almeno 120 tamponi al giorno. Consigliere Facciolla, nell'ultimo consiglio regionale è stato affrontato ovviamente il tema legato all'emergenza coronavirus e voi in particolare vi siete soffermati sul problema dei tamponi. Sì, ormai è da un mese che chiediamo che vengano processati il più alto numero di tamponi. Avevamo chiesto in una fase iniziale al dottor Florenzano di farci sapere qual era il numero massimo che l'ASDRAM era in grado di processare. Lui ce l'ha indicato in 120. Il conto è facile: se avessero utilizzato i 40 giorni per processare 120 tamponi, a questo punto ne avremmo processati 4.800. Se siamo fermi a 1.500 è chiaro che siamo in un incredibile ritardo. Il tampone lo riteniamo l'unica soluzione per far emergere le positività da subito, l'unica soluzione per mettere ancora di più in sicurezza i nostri sanitari e l'unica soluzione che garantisca un minimo di prevenzione attenta. Quindi secondo voi, insomma, questi numeri che stanno venendo fuori non, diciamo, corrispondono a quella che è la reale situazione dei positivi in Molise? Ma noi ci auguriamo che sia così, però è facile verificare che dove il numero dei tamponi è più elevato si riscontrano le positività. Se tutto il mondo scientifico ci dice che ci sono almeno 10 persone in più rispetto all'uno positivo, ad una positiva, che in questo momento è totalmente asintomatica, è facile farsi il conto della serva. Ecco, e poi questi tamponi su chi devono essere eseguiti in via prioritaria? Guarda, noi l'abbiamo riferito sui sanitari a tappeto. Ogni sanitario, sia anche medico di medicina generale, quindi il nostro medico di famiglia, deve essere oggetto di un tampone immediatamente dopo su tutte le strutture ricettive sanitarie nostre, diverse da quelle ospedalizie. Che cosa dico io? In buona sostanza, le nostre case di cura, dove ci sono gli anziani, devono essere fatti i tamponi senza perdere tempo, perché questo è uno dei momenti più delicati. Ma a tenere banco in queste ore anche il trasferimento degli anziani nell'ospedale di Venafro, una vicenda sulla quale i due esponenti del Partito Democratico hanno presentato un'interrogazione per far luce su quanto è accaduto. Ieri mattina, dopo le immagini della notte, eravamo dispiaciuti, sconcertati da quello che stava succedendo, perché evidentemente mancava una visione complessiva dell'emergenza. Si andava avanti per soluzioni diverse a seconda delle ore che trascorrevano. Tutto questo fa male al cuore. Chiaramente è una situazione difficile da poter sopportare e demarca alcune criticità che noi abbiamo voluto rilevare nell'interrogazione per avere delle risposte chiare, per fare piena luce su questa situazione, ma soprattutto per non ripetere per le altre case di cura, case famiglia degli anziani, situazioni analoghe. Quindi abbiamo chiesto se quella struttura era pronta, se gli infermieri, gli operatori, i medici erano attrezzati, i DPI erano stati loro forniti, un minimo di formazione iniziale, anche le immagini delle derrate alimentari lasciate lì, perché le due infermiere poverine mandate all'ultimo momento che dovevano trasportare i pasti per gli anziani non avevano neanche il carrello per farlo, hanno marcato un'improvvisazione che per noi è chiaramente abbastanza grave, critica. E su questo abbiamo chiesto anche perché il Consiglio regionale non fosse stato informato nella seduta in cui doveva prendere delle decisioni sulla rete dell'emergenza. Praticamente al buio la maggioranza ha votato l'emendamento con il successivo emendamento Toma Pallante per individuare delle soluzioni diverse da quelle del piano dell'emergenza, ma nel frattempo stava avvenendo lo spostamento da Agnone a Venafro e dei malati di Covid positivi ma non in condizioni gravi, quindi asintomatici, da Terzercio Maggiore a Larino e da Larino di nuovo a Venafro. E quindi un consiglio regionale che ha deciso bendato, senza avere chiarezza.